Io non leggo libri perché non voglio farmi influenzare. Va bene. Buongiorno da Livio Gambarini, benvenuti a un nuovo video della rubrica delle verità scomode. Porca miseria, oggi ci tocca questo argomento. Vi è mai capitato? Vi è mai capitato di leggere da qualche parte in qualche recondito recesso dell'internet di un qualche fenomeno che abbia affermato? No, io non leggo. No, non leggo adesso, non leggo oggi, questa settimana, non leggo mai, perché io sono un aspirante scrittore e non voglio essere influenzato da quello che leggo. Io, ovviamente, a me viene da ridere, un riso amaro, come potete intuire, un riso in realtà per non piangere, perché è veramente difficile cominciare a descrivere quanto profondamente sciocca sia un'affermazione del genere. Voglio fare un disclaimer: io giustifico, cioè no, non è vero, non giustifico, ma comprendo e quindi, diciamo, mitigo la durezza della mia riprovazione nei confronti degli aspiranti scrittori colpevoli, rei di un'affermazione come questa qui, nei casi in cui si tratti di ragazzi, ragazze molto giovani. In tal caso è comprensibile, in tal caso mi auguro che mettiate la testa a posto, meglio lo auguro a voi, lo auguro a loro, però confido che sia così, in quanto anche persone intelligenti che ho conosciuto in passato mi hanno raccontato in giovane età di aver detto frasi del genere, di averle pronunciate, di averci anche creduto. Però, appunto, a loro onore va l'essersi poi, l'aver fatto ammenda di tali castronerie indicibili. Allora, qual è il concetto e perché una frase del genere è così meritevole di riprovazione? Notare, non sono meritevoli di riprovazione le persone, soltanto certi atteggiamenti, che sono in realtà deleteri più che per chiunque altro, per chi li pronuncia. Questo ne è un chiarissimo esempio. E il motivo, iniziamo ad elencarli partendo da uno qualsiasi dei vari motivi per cui questa affermazione è del tutto sciocca e per cui dovreste tenervene alla larga, ma proprio con tutte le vostre forze. Beh, tanto per cominciare, per la presunzione di riuscire a non essere influenzati da qualcosa, semplicemente da nulla, semplicemente non leggendo. Cioè, l'assunto di fondo, il non detto, l'affermazione implicita che sta dietro a questa affermazione è che non leggendo, sarebbe che non leggendo, questo autore o aspirante tale, artefice di tale capolavoro di scemenza, potrebbe in qualche modo esprimere un suo stile naturale, genuino, spontaneo e quindi libero da qualsivoglia vincolo di interferenza da parte altrui, da parte di opere di qualunque tipo. Ed ecco che quindi non legge, cosa assolutamente, totalmente, smaccatamente falsa. Non basta non leggere per non essere influenzati da quello che ci sta attorno. Ahimè, non viviamo più nel 1800. Ahimè, no, anzi, grazie a Dio, non viviamo più nel 1800. Viviamo in un'epoca in cui la narrativa e le narrazioni sono assolutamente pervasive. E anche se uno potrebbe avere qualche difficoltà a distinguere quelle scritte in prosa da quelle che, ad esempio, guardiamo sotto forma di film, sotto forma di serie TV, sotto forma di narrazione videoludica o di fumetto, sempre di narrazioni si tratta, sempre di storie si tratta. E anzi, dimostrazione ne è che quasi infallibilmente chi afferma di non leggere romanzi altrui perché è alla ricerca di un proprio stile, non solo non ha un proprio stile degno di nota, ma scimmiotta senza accorgersene film, cartoni animati, fumetti, serie TV, videogiochi.
È la prima cosa, cioè è proprio automatico. Perché? Perché senza accorgersene, questo aspirante scrittore non fa che assorbire degli approcci, delle meccaniche, degli stereotipi da queste altre forme di narrazione che rimangono appiccicate alla sua penna, al suo foglio elettronico quando scrive. È chiaro? Ma questo perché? Perché non è possibile non essere influenzati. Siamo esseri umani, siamo creature sociali, non riusciamo in nessun modo a sfuggire alla riprova sociale. Noi per imitazione impariamo a fare quel che facciamo fin da quando siamo molto piccoli. Pensate ai bambini. I bambini imparano imitando, imitano, sembrano delle scimmiette o dei robot, imitano tutto quello che vedono, lo ripetono, quello che sentono, sempre. E non c'è, cioè questo fa parte di noi, non è un qualcosa che scegliamo di fare, non è qualcosa di opzionale. Allo stesso modo la scrittura, ogni autore in qualche modo e in qualche misura rielabora ciò che gli sta attorno, sia che si tratti di esperienze di prima mano, che ovviamente è la situazione migliore, sia che si tratti della rielaborazione di altre opere, opere di altri narratori. Di nuovo, non sto parlando solo di prosa scritta. Se non legge prosa scritta, probabilmente il tal autore, senza rendersene conto, starà ricalcando moduli stilistici del videogioco, starà ricalcando degli stilemi del fumetto o del cartone animato per bambini. Ma è inevitabile che questa cosa accada. Non si può semplicemente non farla cadere non leggendo libri. Ah, e questo è il primo grande tema. Il secondo grande tema è che uno stile, gli stili di coloro che si fregiano di essere alla ricerca di un proprio modulo, di un proprio modello letterario, di un proprio approccio stilistico, eccetera, eccetera, sono rimarchevolmente simili fra di loro. Di solito tutti coloro che proclamano di avere uno stile diverso da quello di tutti gli altri romanzi brutti che si trovano in commercio, di solito uno non ha letto nessuno di questi altri romanzi che si sono in commercio e quindi sta semplicemente dando una dimostrazione di crassa ignoranza. Ci sono delle eccezioni, ci sono, ma sono poche. Questa è la assoluta maggioranza di quel che accade. Quindi o è questa la situazione, oppure la situazione è che il proprio stile così detto originale non sia altro che una rimasticatura inconsapevole di altre cose che l'autore o l'autrice ha fruito, come dicevamo. E questa presunta originalità, spontaneità, di fatto non esiste. Non esiste perché nulla si crea, neanche lo stile di uno scrittore. Nulla si distrugge, neanche lo stile di uno scrittore. Tutto si trasforma. La domanda semmai è: a partire da quale materiale di partenza? Questa sarebbe una domanda degna di essere posta, ok? Ma raramente questa domanda viene posta da parte di chi è già convinto di partire in possesso di uno stile di scrittura eccelso, sopraffino, e che vada salvaguardato dalle ingerenze indebite di altri narratori. E questa è un'altra questione. Questi libri, quando vengono letti, di solito evidenziano una generale autoreferenzialità, un autocompiacimento molto spiccato, evidenziano una serie di circostanze, di rilevatori di ingenuità che evidenziano quindi una mancanza di consapevolezza in quel che si fa, una scarsa comprensione di quello che il lettore sta comprendendo dal libro, dal testo, così come viene formulato. Quindi si parla quasi sempre di libri dotati di una grande amatorialità. A me all'inizio capitava, all'inizio del mio percorso di miglioramento, di andare a verificare le pretese di queste persone che affermavano di non leggere perché volevano ricercare uno stile tutto loro, e mi sorprendevo del fatto che puntualmente fossero i libri scritti e prodotti da queste persone i libri scritti peggio. Non che non ci siano libri brutti anche tra coloro che leggono tanto, però questi di solito erano proprio quelli insalvabili, quelli impossibili
da anche soltanto difendere in qualche modo. E perciò a un certo punto ovviamente ho smesso. Ma questa piaga esiste tuttora, sussiste tuttora. Io sprono quelli di voi che dovessero appunto aver fatto qualche passo in avanti rispetto a questo livello di ingenuità, di non essere aggressivi nei confronti di coloro che affermano tutt'oggi questo tipo di becerate, perché molto probabilmente non se ne rendono conto. Quindi non attaccateli, non insultateli. Lo so che viene, lo so che verrebbe, viene spesso anche a me, però ricordatevi che probabilmente in qualche punto nel passato anche voi avete pensato qualcosa del genere, anche noi abbiamo pensato qualcosa del genere. Siamo magnanimi e semmai assistiamo con un consiglio, se proprio riteniamo che possa essere gradito ed aiuto, queste persone a magari discutere un po' le loro posizioni. Ma anche da questo io non voglio darvi troppe speranze, anche su questo punto probabilmente non troverete degli interlocutori granché ricettivi. Probabilmente hanno bisogno di fare un loro percorso, o forse, anche se magari sarebbe meglio che rinunciassero, almeno per gli altri. E questo, insomma, ragazzi, è un problema molto grave. Se anche voi ne siete afflitti, che sia questa, che sia oggi, la volta in cui iniziate a mettere in discussione questo tipo di argomentazioni, questo tipo di modo di pensare. Anche perché in realtà alla base di questa affermazione c'è un principio che può essere in realtà usato a vostro vantaggio. Già, perché non è campato in aria il fatto che effettivamente leggere romanzi altrui vi possa influenzare. Anzi, è un fatto comprovato, è un fatto vero e è realmente ciò che accade quando leggete libri di altri. Qualcosa all'interno del modo di comunicare di quel libro vi rimane in qualche modo appiccicato addosso, senza che ve ne rendiate conto. E è la stessa meccanica che ha luogo quando, ad esempio, passate tanto tempo, sicuramente vi sarà già capitato, in compagnia di qualcuno che parli con una cadenza dialettale diversa dalla vostra, e a distanza di qualche tempo vi rendete conto di stare usando qualche parola del dialetto in questione, oppure qualche modulo di costruzione frasale di quel dialetto, eccetera eccetera, ed è una cosa del tutto inconscia. Benissimo, questa cosa accade anche per i romanzi. Hanno iniziato a saltare fuori le zanzare tutte di colpo e adesso sono circondato di zanzare. Sono qui nel parco antistante al Museo del Tessile di Busto Arsizio, per chi se lo stesse domandando. Cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che allo stesso modo chi legge romanzi altrui in qualche modo, in qualche misura, ne assorbe certi approcci creativi, certi approcci di costruzione delle scene, certi approcci di descrizione, certe modalità. A me è capitato tante volte di osservare questo principio in azione, sia su me stesso sia negli altri. Su me stesso, ad esempio, la volta più evidente si è verificata 7 anni fa, nel 2014, durante la lavorazione di una delle ultime parti del mio primo romanzo, Le colpe dei padri, primo volume della trilogia delle radici, in cui avevo un team composto da numerosi beta lettori che mi mandavano i loro commenti man mano che leggevano i capitoli in seconda stesura. Ebbene, a un certo punto scopro l'esistenza, in una fase già avanzata della stesura del romanzo, scopro l'esistenza di un romanzo storico scritto nell'Ottocento da Tommaso Grossi, che era uno scrittore contemporaneo di Alessandro Manzoni e anche amico di Manzoni stesso, che aveva scritto un romanzo storico parallelamente più o meno ai Promessi Sposi, e anche lui
un romanzo storico, ambientato però nel 1300 e con protagonista niente meno che Marco Visconti, che era uno dei personaggi più importanti del romanzo storico che anch'io stavo scrivendo, al che io nel mezzo della mia stesura mi sono detto: ah, mi sono procurato questo romanzo a una bancarella, lo leggo immediatamente, non posso non leggere un libro così importante su un personaggio che, guarda caso, nella generale nella mancanza di attenzione tributata ai membri della famiglia Visconti contemporanei a Azzone, che era il mio protagonista, scoprire che addirittura un corrispondente amico di Alessandro Manzoni avesse scritto un romanzo su questo, mi ha subito fatto nascere la curiosità e anche lo scrupolo come autore di dire: ok, devo almeno sapere di cosa parla quel libro, poi magari deciderò di prendere altre strade, deciderò di prendere altre vie nell'invenzione della parte aggiuntiva che ogni autore di romanzi storici deve mettere all'interno della propria figurazione per colmare i vuoti che la documentazione lascia. Dovete sapere che queste cose ci sono, che avvengono e che anzi vi aspettano al varco qualora anche voi vi cimentaste in questo genere letterario, cose che peraltro spiego bene nel corso Scrivere romanzi storici. C'è proprio tutta una parte dedicata esattamente a questi problemi, a queste situazioni, a queste criticità che vi aspettano sul vostro cammino. Dicevo che io per scrupolo e anche per curiosità mi sono messo a leggere questo Marco Visconti di Tommaso Grossi e me lo sono bevuto nel giro di, non ricordo, forse una settimana, forse due, mi sono proprio letto tutto quanto questo romanzo storico. Romanzo storico peraltro abbastanza brutto, noioso, molto pesante, molto ottocentesco, ma non della penna di Alessandro Manzoni, della penna di un altro signore che si dilettava di narrazione, ha fatto le sue buone ricerche storiche. Infatti sotto il profilo documentario è stata una lettura interessante, tutt'altro che trascurabile. Diciamo che non è stata una lettura granché piacevole. Ed ecco che contemporaneamente, mentre poco per volta leggevo, cioè procedevo con la stesura, e che è le campane di qua, i ragazzini di là e i camion che mi investono, vabbè. Dicevo che mentre procedevo con la stesura delle colpe dei padri, ecco che nei capitoli successivi i miei beta lettori, vediamo se riesco a schiacciare una zanzara in diretta, no, non ce l'ho fatta, i beta lettori hanno iniziato a segnalarmi un cambio nel mio registro stilistico. Mi hanno iniziato a dire: ma cosa sta succedendo? Quest'ultimo capitolo è molto più brutto degli altri. Perché in questo pezzo te la sei presa così lunga col personaggio che è lì, che si pensa addosso, si piange addosso? Peraltro non sono ragionamenti che è la prima volta che gli vediamo fare, quindi sono proprio ridondanti. Cioè, ma perché poi in quest'altro punto parlano in questo modo qui ampolloso? Io non l'ho capito subito, non ho fatto subito il collegamento. Dopo un po' di tempo, finito di leggere il Marco Visconti e di Tommaso Grossi, la gente ha iniziato, la mia alfa lettrice in modo particolare, a segnalarmi che finalmente il mio stile stava tornando quello di prima. E a quel punto mi sono veramente interrogato: ma cos'è stato questa momentanea interferenza che ha reso quel capitolo, uno dei capitoli in modo particolare che ricordo bene tuttora, che avevo scritto, così notevolmente inferiore stilisticamente rispetto agli altri da essermi segnalato dalla quasi totalità dei beta lettori? Che non capita quasi mai che ci sia una tale concordia, che i beta lettori siano tutti così d'accordo nel dire, nell'esprimere un giudizio circa una questione di stile. Invece lì erano proprio tutti d'accordo, quasi tutti. E a un certo punto ho avuto lo spunto e ho detto: cavoli, e sta a vedere che era il Tommaso Grossi, sta a vedere che era il Marco Visconti. Un libro ottocentesco scritto da un autore molto meno talentuoso di Alessandro Manzoni, che leggere il quale mi ha influenzato negativamente con i moduli stilistici del tardo Ottocento, che ovviamente erano una roba molto diversa da quello che dal modo in cui scriviamo oggi, ma io non me ne rendevo conto. E questo per dire:
può effettivamente essere un problema l'influenza stilistica che noi possiamo ricavare da altri libri. Il problema però qual è? Il problema è che in realtà chi non legge mai ha già di base delle influenze stilistiche molto peggiori di quelle che persino il peggior Tommaso Grossi, che è un autore assolutamente trascurabile, potrebbe avere su di loro, perché le influenze provenienti da altri generi letterari, cioè da altri generi, da altri in realtà media narrativi, saranno intrinsecamente peggiori di qualsiasi opera narrativa che potete leggere, ma per forza non potrebbe essere diversamente, perché ogni medium ha una specificità, ha dei punti di forza che non sono coincidenti con quelli degli altri, e di conseguenza impiegare gli uni e tradurli inconsapevolmente, come io inconsapevolmente stavo assorbendo lo stile di Grossi, non potrà che produrre risultati aberranti, risultati scadenti. Nella migliore delle ipotesi si scriveranno storie ritrite con personaggi piatti e stereotipati come quelli dei cartoni animati o come quelli dei filmacci Hollywood pieni di incongruenze, di cose che in un film di Hollywood siamo anche più propensi a perdonare dicendo vabbè è un film spazzatura, ma che in un romanzo non possono assolutamente essere accettabili, tantomeno se si tratta delle vostre opere prime, perché i lettori sono molto più esigenti dei telespettatori e di base leggere un brutto libro potrebbe richiedere 10 volte tanto che guardare un brutto film, quindi c'è anche un discorso di impatto temporale sulla vita di un lettore scrivere una porcata rispetto a sceneggiare una porcata. Vabbè, questi sono altri discorsi ancora. Perciò di base è un discorso che non regge, che non sta in piedi, anche eventualmente questo qui, l'applicazione di questo discorso, che pure invece esiste, come giustificazione della pretesa di non leggere per evitare di farsi influenzare dallo stile di qualcuno che non è capace, perché la soluzione in tal caso sarebbe facilissima, basterebbe leggere libri ben scritti. Scusa, sto girando un video. Ci sono delle persone che volete salutare? Ciao! 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 Non posso inquadrarvi, ragazzi, siete troppo giovani. Ciao! Ciao! Dopo vi rispondo se volete. Vi dicevo, quindi, non usate questa argomentazione come scusa per i vostri per non leggere. Non ha senso. Se voi volete scrivere, dovete leggere. Ci sono mille altri motivi per cui dovreste leggere, ma anche soltanto se volete scrivere bene, voi dovete leggere, non è opzionale. Semmai si tratta di capire cosa leggere. Infatti io, dopo la scoperta di questo strano fatto che mi era capitato con il Tommaso Grossi, ho iniziato a approfittare di questo meccanismo automatico di imitazione per farmi attivamente influenzare soltanto da opere, da scrittori di cui volevo subire l'influsso. Ed ecco che ad esempio nel seguito delle colpe dei padri, nei segreti delle madri, si intitola così, ho condotto gran parte della stesura leggendo It di Stephen King. Perché? Perché volevo quel tipo di impronta, volevo quel tipo di influenza. Per chi fosse curioso, in Eternal War invece ho letto i libri di Michael Swanwick, autore americano di speculative fiction, plurivincitore di Hugo e Nebula. E questo per dire che appunto non c'è una giustificazione, non è una giustificazione per non leggere, semmai è una giustificazione per leggere meglio o per scegliere consciamente cosa leggere mentre si scrive quale libro, perché ovviamente libri diversi potrebbero anche risentire positivamente di influssi provenienti da narrazioni diverse. Quindi conoscere questo principio non può che darvi uno strumento in più se lo volete utilizzare. Io l'ho fatto e sono piuttosto contento di averlo fatto. A distanza di anni il mio stile in realtà si è stabilizzato e oggigiorno non fa più così tanta differenza ciò che io sto leggendo quando si parla di influenzare lo stile di scrittura che ho. Ormai mi sono stabilizzato, ma ci ho messo parecchio tempo. Ancora al mio quarto o quinto romanzo
si notava la differenza quando passavo da una lettura all'altra in corso di stesura. Quindi siate consapevoli di questo fatto, di questo principio, però vi prego, non usatelo come scusa per non leggere. Se volete diventare degli scrittori, dovete leggere, non ci sono scuse. Potrei dilungarmi ancora, potrei spiegarvi altre buone ragioni per questo, non lo farò perché lo ritengo del tutto superfluo. Vi basti sapere che se volete diventare degli scrittori dotati di un vasto pubblico, se puntate a toccare con i vostri personaggi, con le vostre idee, con le vostre storie, le corde profonde del cuore degli altri, dovete imparare a narrare. Dovete imparare a narrare bene, prima di ogni altra cosa. Il vostro stile non esiste, il vostro stile non è altro che un insieme di modi, per lo più inconsapevoli, che voi avete di scoppiazzare di qua e di là, prendendo un po' da questo, un po' da quello, un po' da quest'altro, almeno fino a quando non iniziate seriamente a studiare narratologia e non applicate attivamente, consciamente, mettendoci la testa, per lasciare poi sedimentare le informazioni anche nella vostra nei vostri automatismi compositivi, i buoni principi di narratologia che vi permettono di ottimizzare questo processo, cosa che potete fare ad esempio studiando lo scrittore speciale, che è il mio videocorso di scrittura narrativa. L'abbiamo preparato noi di Rotte Narrative proprio per chiunque di voi volesse cimentarsi con la scrittura destinata a un pubblico e quindi punti a diventare uno scrittore professionista. D'accordo ragazzi? Ora, quindi, questo è la verità scomoda di oggi, e la verità scomoda, ve lo ripeto, è che se non leggete non potrete mai diventare degli scrittori competenti oggigiorno. E non rifugiatevi, ve ne prego, non insultate l'intelligenza mia e dei vostri colleghi, non rifugiatevi nella riduzione ad assurdo sì, ma in passato ci sono stati anche grandi autori che non leggevano i loro contemporanei. Voi non vivete nel passato, voi vivete in quest'epoca, i vostri lettori vivono in quest'epoca, e nel passato non esisteva la televisione a influenzarvi, nel passato non esistevano 100.000 cose a influenzarvi di cui voi non siete neanche coscienti. Porco Giuda, una volta mi è capitato di constatare che nel testo di un giovane ragazzo che stava scrivendo un testo c'era un'influenza da Candy Crush. È possibile? Sì, ve lo dico io, è possibile. E succede, e voi non ve ne accorgete, figurarsi se questa persona se ne accorgeva. Non se ne accorgeva assolutamente. Quindi fate attenzione a quel che fate. Quando scrivete, siate consapevoli del fatto che se non vi rifate a qualche modello consciamente, non è che starete manifestando un qualcosa di meraviglioso intrinseco dentro di voi, un qualche stile perfetto da buon selvaggio, da formulazioni positiviste, ottocentesche, quel che è, o romantiche. Non esistono queste cose qui. Se non state facendo qualcosa coscientemente, se non state applicando uno stile, un principio stilistico coscientemente, starete semplicemente sputazzando cose rimasticate di cui vi siete riempiti la testa in precedenza e su cui non avete nessun controllo. Solo che non leggendo non avete neanche un controllo di confronto, e perciò non ne sarete mai consapevoli, resterete per sempre nella vostra bolla fantastica in cui sarete convinti di scrivere meravigliosamente, che il vostro stile sia qualcosa di spontaneo, di meraviglioso e di perfetto, e che vada salvaguardato non sia mai dal mondo esterno e da ogni influenza possibile, fino a quando a un certo punto vi renderete conto che non vi sta cagando assolutamente nessuno, che i vostri libri, quelle pochissime volte che vengono lette, ottengono pareri di lettura altalenanti, quando va bene, il più delle volte, se avete qualche lettore sincero, vi dirà no, proprio brutto il tuo libro, non c'è appello, non ci scappa, e a quel punto probabilmente darete la colpa agli altri, darete la colpa all'ignoranza, eccetera. E questa cosa può succedere sia che siate molto poveri culturalmente, ma può darsi anche che accada se voi siete dei dottori di ricerca in letterature comparate, può succedere tanto quanto. Il punto è che dovete essere consapevoli di questi principi, dovete essere consapevoli di come si narrano le storie, e non dovete ritenere di avere dentro un qualcosa di intrinseco che sia solo esclusivamente vostro e che riceva manifestazione in modo univoco mentre scrivete.
Ci sono una serie di cose dentro di voi che in qualche modo vengono sfogate, ricevono una dimensione mentre scrivete, ma non è nel senso che la intendete voi. Fino a quando non imparate i rudimenti della narratologia, non saprete mai esprimervi davvero. Avrete la sensazione di star facendo qualcosa di bello, di star scrivendo in un bello stile, non sarà vero. E ogni volta che proverete a uscire dalla vostra bolla sociale e sottoporre il vostro testo a qualche lettore onesto e non ben disposto nei vostri confronti, la risposta sarà sempre e solo negativa, a meno che non sia per incidente un qualcuno che ama esattamente le stesse cose che amate voi, d'accordo? Non fatelo, non cascateci, non precludetevi la possibilità di diventare dei bravi scrittori per via della vostra pigrizia, perché eccola lì la questione, il vero nocciolo del problema. La maggior parte di coloro che si riempiono la bocca con questa sciocchezza è semplicemente perché sono pigri, non tutti, ma la maggior parte. Quindi non siate pigri, leggete, siate consapevoli di cosa leggete. Tenete uno standard alto nella selezione di ciò che leggete e da ciò da cui vi volete far ispirare per quello che state scrivendo, e soprattutto studiate, perché non ci sono giustificazioni se il vostro libro esce male. Tu, una volta che il libro è pubblicato, non si torna indietro. Come sarà, sarà, e i vostri lettori avranno tutto il diritto di additarlo come una opera pessima, se così sarà. D'accordo? Quindi, niente, scusa. Studiate, buono studio, buona continuazione, buone letture e buona scrittura. Ciao a tutti da Livio Gambarini.